La mia relazione complicata con gli uomini è iniziata presto, molto presto, alle scuole elementari. Ve ne parlo perché la mia è una storia a lieto fine, che spero possa servire a tutti quelli che si sentono incompresi e un po' sfigati in amore, come ero io. Bene, sappiate che la vostra Bridget Jones ha trovato il suo Mark, ma anche il suo Daniel, tutti e due nella stessa persona, Pierpaolo. Il primo bambino che mi ha fatto battere il cuore era nella mia classe e mi piaceva da morire. Era biondo con gli occhi azzurri, tipo Zac Efron, il classico con la baby face. Ho provato a raggirarlo facendo l'amica e proponendogli tutti i giochi da maschi possibili e immaginabili, ma non c'è stato niente da fare. Non mi ricordo nemmeno come si chiamasse, forse Tommaso. Poi mi piaceva uno di quinta, il classico ragazzo di quinta, che è già pronto a spiccare il volo nel mondo fuori della scuola e allora bisogna prenderlo prima che scappi. L'unico modo per attirare la sua attenzione era avere le carte dei Pokémon, così cercavo quelle che valevano di più per avvicinarlo. Eravamo tre amiche, tipo le protagoniste del telefilm Streghe, solo che a lui piaceva un'altra, una docile e gattina. Avrei dovuto capire che quello era il mio destino, ahimè. Io ero uno sgorbietto e poi ero un maschiaccio, mi picchiavo con i bambini perché bullizzavano mio compagno di classe, che poverino si mangiava il maglione e sbavava, e loro lo prendevano in giro. Le altre bambine erano tutte principessine e io ero il maschiaccio che veniva dalla periferia e che frequentava i giardini Margherita. Ho cambiato scuola ben due volte perché non mi trovavo bene alle elementari e non mi guardava proprio nessuno, nemmeno quelli con gli occhiali spessi e con l'apparecchio, cioè ero proprio fuori fuoco, out. Alle medie invece c'è stato un anno fra la seconda e la terza in cui ero carina. Prima mia mamma faceva le foto dove lei veniva benissimo e io ero orrenda, con gli occhiali, i capelli a caschetto e altri dettagli che vi risparmio. Non ero ancora molto portata per i rapporti con l'altro sesso perché credevo che per conquistare un uomo bisognasse trattarlo male. E allora mi comportavo da bulletta. Non avevo ancora capito che i ragazzi facevano le gattine, quelle un po' mansuete. I miei capelli, dopo aver provato anche le mesh, cominciavano a prendere una forma umana. Mia mamma mi truccava come si fa con le bambole, il mio taglio degli occhi cominciava a notarsi e avevo un fidanzato. Sì, un fidanzato che poi ha pensato bene di mettersi con la mia migliore amica. In quel momento ho capito che avrei dovuto lottare per ogni cosa e mi sono preparata alla guerra. Non ci ho visto più, me lo sono ripreso, ci siamo dati anche il primo bacio appassionato, cioè il primo limone, solo che avevamo entrambi l'apparecchio e ci incastravamo. Quindi, insomma, l'immagine non era delle migliori. Detto ciò, è stato il mio primo gesto trasgressivo, perché i miei non volevano che mi baciassi in quel modo. Mi dicevano che bastava quel bacio per rimanere incinta. E allora, quando loro si baciavano con la lingua, anch'io li fermavo e dicevo: «Mamma, papà, fermi, fermi, che sennò ho fatto un altro bambino!» Sono sbocciata in prima superiore, al liceo delle scienze sociali, una scuola per crocerossine. Ero alta e magra, per la serie ma è una gioia, perché alle altre, che erano più in carne, spuntavano le tette e io ero piatta totale. Avevo la prima, però ero lungilinea. E lì ho incontrato il mio primo grande amore. È andata in onda la tramvata, ma quella epica. Mi sono innamorata di un gemello, innamorata tipo: «Oh mio Dio, ti amo, la mia vita senza di te non ha più un senso». Portavo avanti ancora il ruolo della bulletta, ero attratta dalle personalità forti. Le mie amiche facevano le grosse e io le seguivo, ma i ragazzi non vogliono una che li spaventi, mentre io volevo fare quella che viene dal Bronx. Insomma, mi metto con lui, Cristiano, alto, biondo, con gli occhi verdi, ero innamorata persa, e lui cosa fa? Dopo un paio di mesi mi lascia per un'altra. Io scrivo cose disperate sul diario e sul mio blog di MSN, tipo: «Princess sole abbandonata», oppure «mi fai vomitare», oppure «ti metterei nel frullatore e ti farei a pezzi». Mamma. Ho provato per un anno intero a riprendermelo. Andavo dove stava lui, cercavo di diventare amica dei suoi amici, me le sono inventate tutte. Ero carina, ma ero pazza. Le amicizie sbagliate hanno dirottato la mia personalità. Già mia mamma era forte, poi le mie amiche non erano tranquille e io le seguivo, non rendendomi conto che era controproducente. Per questo, nei due reality che ho fatto, il mio primo GF e il mio secondo GF, mi sono fidanzata, perché senza telefono, senza condizionamenti, non potevo fare quella forte per nascondere le mie insicurezze e proteggermi dagli uomini. Ed è venuta fuori la mia dolcezza, io.
Nella vita reale, se devo vedere un uomo, arrivo con i miei amici gay, faccio lo show, faccio la baraccona, comincio a dire amo, teso, adoro. Capite che un etero pensa, questa mi sta prendendo in giro, oppure, ma si sente la Kardashian veramente di Piacenza, con il mio slang un po' così, lo schiocco di dita, gli occhi al cielo. Vabbè. Ho sofferto tanto per quel primo amore, ho pianto da morire, facevo le foto in macchina mentre piangevo, ero in prima superiore e pensavo già che il mondo fosse finito. Ero un po' masochista, andavo al computer a mettere If I Were a Boy di Beyoncé, che mi aveva fatto sentire lui, ma una volta, non perché me l'avesse dedicata. Però io tutte le volte che la mettevo pensavo a lui che me la stesse dedicando. Comunque, avevo una scatola di Ferrero Rocher e vivevo il mio queen drama, ero una sottona. E così, nelle mie tre relazioni seguenti, sono stata sempre io a mollare, ma mi hanno fatto patire lo stesso le pene dell'inferno, figurati. Il primo fidanzato di questa trilogia della rivincita metteva ogni cosa prima di me, la famiglia, l'università, gli amici e poi c'ero io, si chiamava Giovanni. Era del Capricorno, architetto, viso d'angelo, occhi scuri, surfista e cosa fa? Mi lascia e si mette con un'altra, anche questo, un'altra volta, scusa? A quel punto ho chiesto aiuto a Fariba e lei mi ha dato le 10 regole per riconquistarlo. Oh, la mamma aveva ragione. La mossa vincente è stata quella della gelosia, perché ragazze, gli uomini capiscono le cose solo e sempre a parti inverse quando le provano. Quindi, quando ha scoperto che il suo migliore amico ci aveva provato con me, vabbè, questo steso totale ed è tornato indietro sui suoi passi. È più forte di loro. Finché non provano la stessa cosa che hanno fatto provare a te, non capiscono. L'ho incontrato sotto casa e gli ho detto: come reagiresti se ti dicessi che Jacopo ci ha provato con me? Io ovviamente con sorrisetto sotto i baffi. È andato su tutte le furie, ha fatto il pazzo e poi è tornato da me. Così poi l'ho lasciato. Mi aveva fatto soffrire troppo, mi aveva mollato, la serviva di un esame in inglese. Questa cosa non si fa, ragazzi, specialmente se sei al liceo e l'inglese non è il tuo forte. Quindi vendetta è stata fatta. Poi è arrivato Max, muratore in un'impresa edile. Tamarrone con la Jeep, adoro. Facevamo fuori strada e giocavamo alla PlayStation con i giochi più violenti, tipo Call of Duty, eccetera. Aveva un cagnolino e si è cuccato me durante la separazione dei miei genitori. Insomma, periodo più delicato della mia vita, forse. Era dello Scorpione, un pazzo divertente, un po' figlio di buona donna, che fa lo spendo con le altre. E in compenso è gelosissimo di te. Cioè, ma ti pare? Non potevo parlare con un uomo perché si arrabbiava. E sapete perché? Perché chi pensa male è perché agisce nel male. E ho avuto fin troppe conferme nella mia vita riguardo questa tesi. Chissà quante volte mi avrà tradito. D'estate andava a Mykonos e mi diceva di stare tranquilla. Vabbè. Poi sono stata a Mykonos io e ho capito che cosa si faceva. Cioè, quella è la vacanza dei single, categorico, del tutti contro tutti o con tutti. L'ho lasciato perché era troppo geloso, avrei dovuto lasciarlo perché probabilmente mi tradiva. Il terzo era Luca, studente modello di legge. Faceva il DJ, io lavoravo all'ingresso della discoteca, facevo la hostess e accompagnavo la gente ai tavoli. Lui era il DJ, buono da paura, cioè il più figo di Piacenza, morettone con gli occhi scuri. Tutto è partito con l'amicizia, come con Pierpaolo. Era fidanzato ma poi si è lasciato. Avevo 19-20 anni, insieme abbiamo fatto un reality Sweet Sardinia, che è l'unico reality che ho vinto by the way, e abbiamo appunto vinto come coppia affiatata, infatti ci siamo lasciati dopo 2 mesi, non fa una piega ragazzi, portano sfiga ste cose, i reality tatuaggi. Per lui mi ero iscritta all'Università Cattolica Piacenza, alla facoltà di economia, ma lo facevo solo per stare con lui. Lo seguivo nelle sue passioni, facevo la sua PR, perché ho sempre aiutato gli uomini con cui sono stata a sfondare. Ho sempre creduto tanto nei miei ragazzi, solo che anche lui aveva questo senso del possesso per cui non voleva che andasse a Milano a fare la modella. Così è finita. E poi è arrivato il GF VIP. Questa volta avevo deciso di non farmi tirare dentro da una storia. Volevo essere me stessa e non avere condizionamenti. Ma Pierpaolo è l'uomo migliore che abbia mai incontrato. È me al maschile, ancora più dolce e più babbo di me. Giulia Salemi di 2 anni fa. Quando lo vedevo in TV, mi faceva tenerezza, perché quelli come noi, che siamo dolci, istintivi, carnali, vengono destabilizzati da certi comportamenti. Quando l'ho conosciuto, siamo nati subito d'accordo. Ho visto tutti i nostri video e ho pianto da ridere, mi sono emozionata. Non ho mai trovato un ragazzo che mi capisce così tanto e che ride con me, ride delle mie battute, mi imita.
poi ho visto che ci guardavamo con gli occhi a cuore, ma non volevamo ammetterlo. Mi rendevo conto che con lui stavo benissimo. Ci ho messo quasi 2 mesi a dargli il primo bacio. Io e Pierpaolo abbiamo condiviso tanti attimi bellissimi. Lui è bello, carino, dolce, un gentleman. Si preoccupa per me e ha ogni tipo di accortezza. Gli brillavano gli occhi e con lui non mi annoiavo, non mi sentivo giudicata, non c'era competizione. Per me ha discusso anche con la sua famiglia. E pensare che sono sempre andata d'accordo con le mamme dei miei fidanzati. Passavo ore a parlare con loro ed ero molto coccolona. Mi sono sempre aggrappata alle famiglie dei miei fidanzati proprio per quello, per la loro felicità, perché la mia famiglia si stava dividendo. Pierpaolo mi ha emozionato. Mi cantava la prima stella di Broadway. Mi raccontava della sua vita, dei suoi 1000 lavori, dei suoi sacrifici per suo figlio Leo. Mi ha dato un senso di amore e protezione che non ho trovato in nessuno. Per me è andato contro il sistema e mi sta dimostrando che lui è così davvero nella vita reale. A parte il fatto che è super buono da paura, e mi sta facendo sentire donna per la prima volta. Da un lato c'è il mio Peter Pan, come me, e dall'altro c'è il maschio alfa che mi serviva. Forse è geloso, però lo perdono. Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, ma Pierpaolo è un cioccolato a cubetti, dolce e fondente, duro e cremoso. Insomma, è lui la mia scatola di cioccolatini, che spero non finisca mai. Oh, e alla fine ho trovato fidanzato!